Una battuta politica me la faccia fare. Prego. Ha ragione ancora la Palmerini, anche io stimo reciprocamente l'onorevole Fitto, ma insomma dire che nel centrodestra ci siano sfumature rispetto al modo di potenzialmente governare questo paese non corrisponde alla verità. Basti pensare appunto alla collocazione europea e alle cose, devo dire, molto banali che ho ascoltato un attimo fa dire da Salvini in quanto al MES. Dice no al MES, non spiega perché, eccetera. E meno male, con tutti i limiti della nostra azione di governo, che questa partita la stiamo giocando noi e che sulla vicenda pandemia ci siamo stati noi a governare, non Salvini e la Meloni, perché non so che tipo di credibilità avremmo avuto in Europa. Dopodiché, sul MES sono molto chiaro, sono soldi disponibili da utilizzare in sanità, si prendono, punto. Cioè non c'è motivo per non prenderli. Se li avessimo presi, avremmo potuto liberare nei decreti precedenti risorse ora destinate alla sanità che potevano essere utilizzati peraltro senza lo sforamento che stiamo vedendo e che avremo e che metteremo nuovamente in campo di qui a pochi giorni perché sarà necessario fare un altro decreto. Poi, sempre riguardo alle critiche dell'opposizione, anche quelle sono abbastanza risibili perché da un lato ci si critica perché le misure sono assistenzialistiche, poi però ci si chiede di fare più assistenzialismo e via dicendo. Ma insomma, è evidente che dall'opposizione è molto più semplice parlare che quando si governa. Tanto premesso, veniamo